Sono Carlo Rossi, sono responsabile commerciale della società Icon di Staranzano, vicino a Gorizia. Da più anni ci occupiamo di realtà virtuale, ma non solo. E in particolare per la realtà virtuale noi abbiamo sviluppato una nostra piattaforma, che si chiama Virtuos, che ha particolari significative plus, perché permette a un utente non skillato, cioè non operatore del settore, di creare dei tour virtuali direttamente da tablet operato con una camera 360 come la Ghia 360 o la Ricoh Theta S o cose di questo genere, e di poter creare hotspot di navigazione, informativi, video, eccetera eccetera, direttamente dal tablet. Quando il tour è pronto può spedirlo direttamente in cloud, in modo tale che tutti i visori connessi alla mia rete, quindi tipicamente non sono un'agenzia immobiliare, un operatore va, fa il tour virtuale di un appartamento in più o meno 10-15 minuti, dà l'ok sul tablet e automaticamente quel contenuto, quel tour virtuale è disponibile a tutti i visori di tutte le agenzie immobiliari del suo network. Questa è una funzione. Poi l'altra funzione è, diciamo, più professionale, del motivo per cui noi siamo partner di questo festival, e cioè che attraverso la nostra piattaforma Virtuos si possono gestire delle sale per proiezione, chiamiamole così, di sale, diciamo, di realtà virtuale, perché io posso controllare attraverso una rete wifi praticamente una cinquantina almeno di visori, facendo partire in sincrono i contenuti, monitorando cosa le persone stanno effettivamente vedendo, facendo anche un mirroring su schermo grande di quello che le persone possono vedere. Quindi è una situazione molto interessante, la stiamo proponendo con buon successo sia presso musei. Siamo presenti al Museo della Juventus, per esempio, così come siamo presenti anche nei film festival da Salerno a Milano a quello di Trieste, ovviamente. Com'è la situazione VR in Italia? Cioè, lo stanno iniziando a conoscere? Si sta iniziando a usare di più? Sì, la situazione VR è, diciamo, viviamo una situazione un po' particolare. L'anno scorso era una situazione di, come dire, di primo approccio, cioè noi andavamo dai clienti e per la prima volta li facevamo provare l'esperienza di indossare un visore, e quindi avevamo, come dire, il bello e il brutto di questo noviziato. Quindi di fatto dovevamo spiegare cos'era, farla provare, far capire come poteva essere utilizzato in quel particolare settore, e pian piano, insomma, era un po' più complicato. Naturalmente era anche molto interessante perché avevamo dei feedback anche, vuol dire, molto molto particolari, insomma, persone che si sono veramente innamorate. Oggi siamo in una situazione, diciamo, più evoluta, in cui, diciamo, una buona parte di utenti, non tanto il pubblico finale quanto gli operatori, non so, i direttori marketing delle aziende, per dire, hanno già provato e quindi hanno già fatto dei primi, come dire, dei primi test anche nel loro lavoro, no? Approcciando la realtà virtuale, e quindi oggi ci chiedono cose molto più precise, molto più, come dire, delle soluzioni molto più dettagliate, hanno già un'idea molto più precisa di quello che vogliono fare e quello che vogliono ottenere attraverso la realtà virtuale. Un'altra parte importante, ovviamente, del nostro lavoro è la creazione di contenuti. Noi lavoriamo ovviamente con con un doppio passo. Da un lato, naturalmente, facciamo riprese con le fotocamere di ultima generazione, quindi da 4-8K stereoscopiche, da un lato, e poi dall'altro lato facciamo molta renderizzazione 3D e ultimamente cerchiamo anche di fare dei prodotti che siano un po' un mixed, perché naturalmente il problema spesso che ci troviamo ad affrontare quando facciamo riprese a 360 gradi è dover coprire, modificare, cambiare qualcosa, perché naturalmente non si può controllare interamente un'inquadratura. Ecco, da un punto di vista tecnico, come funziona la VR? Come si costruisce, per esempio, un film, un cortometraggio? Allora, innanzitutto il grande problema, fra virgolette, è che è proprio un linguaggio nuovo che richiede modalità nuove. Non ho, dico cose banali, ma non ho il controcampo, non ho lo zoom, non ho il primo piano, ho sempre tutto in scena. Quindi non esiste un set e un backstage, esistono solamente le scene 360. La cosa interessante, e su questo stiamo facendo anche delle sperimentazioni, è creare delle scene,
quindi fare uno storyboard fatto in un certo modo affinché l'attenzione dell'utente che indosserà il visore sia focalizzata dove vogliamo noi. Quindi la scena, per esempio, ultimamente abbiamo fatto delle scene relative delle ricostruzioni di scene di guerra della prima guerra mondiale, fatte in trincea, e queste ricostruzioni le abbiamo fatte naturalmente a 360 gradi, stereoscopiche, eccetera, eccetera, ma con un occhio di attenzione all'azione, cioè abbiamo fatto in modo di avere sempre un'azione principale, diciamo, in scena, in modo tale che l'utente sia portato poi a seguire quell'attore e, come dire, quindi la sua attenzione potesse spostarsi da un punto all'altro seguendo questo punto d'azione. Abbiamo poi verificato, perché la nostra piattaforma permette di seguire proprio lo sguardo di tutti, e facendo, per esempio, facendo indossare ad una classe di 15 persone i visori, ci siamo resi conti dov'è che l'attenzione di tutti si concentrava, perché noi possiamo capire dov'è che stanno guardando, mentre monitorando quindi il loro, dove si viene focalizzata la loro attenzione. E ci siamo accorti come effettivamente funziona proprio così, cioè noi creiamo degli ambienti a 360 gradi, delle scene a 360 gradi, con uno storyboard, però la realtà è che dopo cerchiamo di focalizzare la loro attenzione su due, tre situazioni intorno, non di più, e poi con un evento principale che fa sì che lega l'attenzione, che porta l'attenzione. Faccio un esempio molto semplice. Se noi, per esempio, abbiamo fatto le scene di una ripresa di un ospedale da campo della Prima Guerra Mondiale, ovviamente è una situazione abbastanza statica dove ci sono tante piccole situazioni. In ogni letto d'ospedale c'era un paziente con la sua piccola storia. Però noi avevamo anche una delegazione con dei dottori che passavano da un letto all'altro, e ci siamo accorti di una cosa che, dire, abbiamo testato e abbiamo avuto un riscontro positivo su un fatto, cioè le persone seguono questa delegazione perché seguono il passaggio da un letto all'altro della delegazione, perché è naturale che così sia. E naturalmente questo, come dire, è tutto un bagaglio di conoscenza, di esperienza che noi porteremo nelle prossime produzioni, e creando sempre questi focus di attenzione all'interno delle scene. Si può portare la realtà virtuale al cinema? Proprio come si può far inserire la realtà virtuale all'interno della sala cinematografica, quindi aprirla proprio a quello del grande pubblico? Sì, innanzitutto va detto una cosa, che il visore di realtà virtuale di per sé uno lo pensa innanzitutto come un'esperienza individuale, e quindi di fatto una cosa da fare sul salotto della propria casa, indossando il visore e guardando, come dire, un filmato. Quello che invece noi cerchiamo di fare anche con la nostra piattaforma, con la nostra tecnologia, è trasformare un evento che è un evento, come dire, sì, una fruizione individuale in una fruizione collettiva. Questo essenzialmente attraverso due elementi. Il primo è proprio il fatto di far partire in sincrono lo stesso contenuto su tutti i visori, in modo tale che tutti facciano la stessa esperienza, in modo tale che poi, tolto il visore, ci si possa anche confrontare e si abbia, come dire, tutti hanno visto un po' la stessa cosa. La seconda cosa che abbiamo visto che è molto funzionale è quella di riprodurre su uno schermo grande, un monitor, precisamente quello che un utente sta vedendo in quel momento, quello che sta guardando. Questo mirroring, che è permesso proprio dalla nostra tecnologia, è molto importante perché fa sì che anche chi non indossa il visore segua l'esperienza, in modo indiretto naturalmente, ma segua l'esperienza di chi invece il visore ce l'ha addosso, e in qualche modo quindi viene, come dire, c'è una socializzazione di quella che è l'esperienza. 42.